Allora, smetto quando In che voglio. senso? Cominciamo a dire. Cominciamo. Sì. Un successone quest'anno, cioè il successo, la commedia rivelazione dell'anno. Com'è stato interpretarla e essere parte di questo progetto? Scoprirne il successo è stato bellissimo perché è stata una cosa che abbiamo fatto tutti, credo, di poter parlare anche a nome degli altri perché veramente credevamo nella scrittura. Poi quando abbiamo incontrato un regista come Sidney, che abbiamo capito che era proprio perfetto per quel tipo di film, tra l'altro scritto anche da lui, ci abbiamo creduto tutti tanto dall'inizio. Per cui vedere che il pubblico ha reagito così bene a una cosa che era un po' anomala per il tipo di commedie che eravamo stati abituati a vedere negli anni scorsi in Italia, che invece tornava verso una linea che quella che ci piace a noi italiani, quella della commedia all'italiana vera, che mette insieme le meschinità, le tristezze, le malinconie alla comicità vera e non pretestuosa, è stato molto bello. Senti, voi insomma tutti interpreti di una certa esperienza. Quanto Sì. avete dato voi, secondo te, al film in più? Ma io penso abbastanza. Sì, penso molto perché ed è stato bravissimo Sidney a scegliere attori che avessero anche qualcosa di autoriale su se stessi, perché queste diverse estrazioni, che poi sono molto simili, se vuoi, anche ai caratteri dei personaggi, che vengono da facoltà diverse, da storie universitarie tristissime, però diversissime tra di loro, assomigliava molto alla nostra storia personale di attori. In generale il festival è una cosa che attrae e inquieta allo stesso tempo, attrae moltissimo perché dice vabbè mi faccio quei 2 giorni favolosi, non so. Ortigia è diverso, almeno per quanto mi riguarda, perché c'è veramente una parte di me stesso che è affezionatissima a questo posto, perché io ho fatto l'INDA un anno ed è stato un anno molto importante della mia vita. Fare tragedie qui al Teatro Greco ha coinciso con delle cose importanti della mia vita, prima avevo un ricordo molto bello. Poi avevo appena finito di girare una cosa per Canale 5 che abbiamo appena fatto qui e tornare dopo una settimana ho detto subito di sì, anzi ho fatto un po' di sforzi per venire perché veramente ci tenevo. In generale il festival estivo è un'arma a doppio taglio perché c'è anche il pericolo che diciamo le cose non vengano viste bene, perché spesso magari sono organizzate in maniera che non un po' approssimativa, non mi sembra proprio questo il caso.